Siamo qui a manifestare tutta la nostra contrarietà e il nostro dissenso. E già considerare la grande sensibilità che hanno dimostrato associazioni, ragazzi, cittadini, è un passo seppur piccolo, seppur simbolico, ma che va fatto. Poi sicuramente stiamo attivando tutte le nostre reti, i nostri contatti per poter aiutare concretamente i profughi che verranno nella nostra provincia, perché ricordiamo che molti hanno parenti che lavorano nel nostro territorio, e quindi sicuramente cercheremo di attivarci nel miglior modo possibile. Caltanissetta è tornata a manifestare per la pace sabato scorso sin dalle 10 del mattino. L'iniziativa promossa dalla CGIL ha avuto luogo di fronte alla salita Matteotti, che fu rifugio antiaereo. Tante le persone presenti e i rappresentanti delle associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa, da Ampi Provinciale, l'Auser, il Movi, la Casa delle Culture del Volontariato, l'Arci Legambiente, il Circolo, Arci Auto, Rete degli Studenti Medi, Federconsumatori, APS Attivarci Insieme, Onde Donne in Movimento, WWF Sicilia Centrale, APS e Figli delle Stelle, presente anche il sindaco di Caltanissetta. Dobbiamo dare una presenza per la pace, senza prendere le parti di nessuno, perché comunque la guerra è sempre un atto sbagliato, da qualsiasi parte arrivi, per cui principalmente per la pace, solamente per la pace, e bisogna immediatamente chiudere questo conflitto, perché sta diventando veramente pericoloso per l'intera Europa, ma anche a livello mondiale.